Io vorrei approfittare della presenza del direttore di Utilitalia, Giordano Colarullo, per parlare anche di un tema che diciamo è molto, molto doloroso, quello dell'efficienza, che noi parliamo sempre di nuovi investimenti, parliamo no, di cambiare, però poi intanto le strutture che abbiamo insomma, lasciano un po' a desiderare. Sicuramente, innanzitutto grazie dell'invito e del paper di position paper di merito che noi condividiamo molto nella sua parte. Guardiamo alla rete locale, magari complementare rispetto a quella gas. Apprendo che erano 12 le gare, sono felice, pensavo fossero solo 8 quelle concluse. Speriamo di messo con un po' di auspicio quelle che teoricamente prossime. Quindi speriamo di andare avanti, oggettivamente un'opportunità quella. Però invece con un focus su penso la rete idrica a questo punto, visto che si parla di efficienza o di inefficienza, dato che si parla sempre. Io do i numeri, io li do veramente i numeri negli anni. Parto da un primo numero che è l'80%. L'80% è la quota della popolazione italiana servita da soggetti sedicenti industriali. Sedicenti dico perché poi sono realtà molto diverse ed eterogenee fra di loro, però possono essere diciamo, delle imprese che hanno una vocazione diciamo, di impresa con un'attività di carattere industriale. Quindi il 20% della popolazione, viceversa, è servita da soggetti i comuni direttamente in gestione di economia. Grande parte di questi comuni che gestiscono da soli si annidano nelle terre del sud Italia, quindi abbiamo diciamo questa mala gestione un po' distribuita sul sud Italia in particolare, non solo perché ci sono anche delle sacche nel nord Italia. Do altri tre numeri, 60, 30 e 7, non giocatevi all'otto. Il 60 è più o meno la media di investimento pro capite anno a livello italiano, 30 è la media per le regioni del sud e qui parlo dei soggetti industriali, non quelli diciamo non industriali, perché quelli non industriali, cioè le gestioni di economia, si parla di circa 7 euro pro capite anno. Siamo in un ordine di grandezza diverso. Chiudo con il livello di infrazioni. Il livello di infrazioni sulla depurazione in Italia, il 70% è al sud. Infrazioni, siamo con una serie di infrazioni per diciamo, i vari adempimenti sulla depurazione, si sta lavorando, c'è un commissario, anzi sono susseguiti diversi commissari. Ora, questa sintesi a tinte fosche però non vorrei che tradisse diciamo, un comparto che è fortemente in movimento in questa fase. Parto da questa regione, ad esempio abbiamo un gestore come Goriz, Arnese Vesuviano, altre gestioni che pian piano sono state normalizzate, la regione e poi l'EIC, che è l'ente territoriale d'ambito, hanno fatto passi molto rapidi negli ultimi tempi. Negli ultimi tempi intendo forse un paio d'anni in cui c'è in effetti un'apertura verso la sistematizzazione e la messa a posto della governance. Però io temo che diciamo, questo è il primo passo, cioè affidare a gestori industriali su tutto il territorio italiano. Il secondo è convincere i comuni che quando c'è un gestore industriale devono conferire i propri asset, perché questo è un altro fatto della storia. Parlo della Calabria, ad esempio, sono finalmente arrivati a meta, però pian pianino devono raccogliere gli asset dei vari comuni. Ma il terzo elemento è superare una fragilità congenita del sistema industriale. Non mi riferisco alle imprese del sud che fanno servizio pubblico locale. Se guardo appunto Gori, ho menzionato prima, ma anche Acquedotto Pugliese per dirne un'altra, hanno una grande capacità comparabile alla realtà del nord. Il problema risiede in quello che è la struttura industriale circostante, quindi sostanzialmente queste imprese possono essere diciamo, usate una volta che si riescano a strutturare come volano per far sì che tutta la filiera che supporta e localmente supporta possa veramente decollare. Do soltanto diciamo, l'opportunità del PNRR. Il PNRR per questo comparto, a mio avviso, a nostro avviso, più che per i soldi, che diciamo non sono un granché, se guardiamo sono 3 miliardi e mezzo su 5 anni per il servizio di idrico integrato. Il servizio di idrico integrato a livello nazionale spende circa 4 miliardi anni da tariffa o da altri contributi pubblici in parte minima. Quindi è un anno 4 miliardi, 5 anni 3 miliardi e mezzo. Capite che non sono i soldi il differenziale. Il differenziale vero sta nelle riforme che sono state reiterate appunto nel decreto aiuti bis che mirano proprio a superare quella situazione diciamo di incertezza e quindi sostanzialmente indeterminatezza dell'affidamento. Dov'è la speranza? Che quella riforma
accompagnata da un orientamento che deriva sì dal che, diciamo, in generale dal comparto per superare le inefficienze, possa essere diciamo, da volano non solo la filiera ma anche una filiera innovativa. Mi riferisco in particolare al fatto che molto, anzi quasi tutto adesso, si sta spostando verso una digitalizzazione delle reti, distrettualizzazione e controllo, utilizzando anche intelligenza artificiale, insomma metodi molto avanzati per permettere sostanzialmente di recuperare quelle perdite, ma non come, diciamo, l'immagine comune, che è quella di prendere sezioni di tubo e sostituirle, cioè, sarebbe sostanzialmente inutile, perché avremmo, diciamo, 250 anni per fare questo, e poi 250 anni chiaramente si inizia e quando sei arrivato a metà del ciclo devi ripiazzare anche quelli vecchi, bensì cercare di mirare. Quindi la tecnologia, alta professionalità e tutte le implicazioni che possono accadere sul territorio, quindi portarsi dietro imprese che forniscono sul territorio queste capacità, possono essere veramente la chiave per un decollo di questo territorio. In questo senso però noi riteniamo che, oltre la parte burocratica, perché poi in Italia molto spesso le norme sono norme, poi bisogna vedere come vengono attuate, sia fondamentale che le amministrazioni locali, con le imprese locali, ma anche, diciamo, il sistema di imprese centro-nord, che ha le doti giuste da questo punto di vista e sono disposte, possono fare dei partenariati, e uso il termine in maniera inappropriata, cioè un partenariato che può essere, sì, magari una gara a doppio oggetto, ma anche un partenariato molto più, diciamo, di carattere accordo industriale, per farsi aiutare ed accompagnare. Quindi chi ha le grandi capacità può trasferirle in un processo che deve necessariamente portare il servizio in questa parte del paese a livello del resto del paese, ma soprattutto sfruttare l'opportunità di fare questo, facendo decollare tutta la filiera, non solo quindi soltanto i servizi.